piano, spostando il sacchettino poco alla volta. In questo modo. Ecco. Cercate di essere precise e far combaciare le cuciture interne con le cuciture. E proseguiamo per tutta la circonferenza, proseguiamo con questa cucitura. Voi per essere più precise potete anche aiutarvi o con l'imbastitura o con le spille. Io sto andando un po' a occhio, però magari chi non riesce, vuole essere però preciso ed occhio non riesce, potete fare imbastire, così fermate il tessuto. Allora, quando raggiungete cucitura iniziale, fate il fermo, fate giusto due puntine avanti e indietro, così non si scuce il vostro sacchetto. È più ordinato. Ok, allora noi abbiamo fatto prima cucitura, così, questa qua la cucitura. E in questo modo. Ora dobbiamo fare. Allora, io ho questo nastrino che è di circa 0,75 centimetri. Sì. E quindi noi dobbiamo fare circa 0,8 un centimetro di larghezza, per eseguire, lasciando larghezza circa di un centimetro, e per eseguire la seconda cucitura, quale fermerà il nostro nastrino all'interno e farà questo modo. Ok. Allora dobbiamo fare la cucitura, seconda cucitura, distante circa un centimetro dall'altra, circa un centimetro. Ok, abbassiamo il piedino. Raggiungete la cucitura iniziale, fate un fermo. Più che sufficiente. Che tagliamo tutti i fili in eccesso. Giriamo il nostro sacchettino.
eliminiamo tutti i fili in eccesso in modo che il nostro lavoro sia pulito. Ora abbiamo questo risultato, abbiamo il nostro sacchettino rifinito. Ecco, ora rimane ultima cosa: dobbiamo passare il nostro nastro. Allora, ora ultima cosa che rimane è inserire il nostro nastro. Vi piace? 31 cm. Ora questi nastri, in modo che non per rifinire, perché basta tirare un po', si sbriciola tutto. Insomma, per rifinirlo uso l'accendino, piano piano, giusto un po' fermare i bordi in modo che non si disfa. Ecco, ok, ora prendiamo la spilla, una spilletta semplice, sottile, piccola, in modo che passa tra le cuciture. Poi con tale asole, che questo attrezzo in generale lo danno in dotazione con la macchina, faccio un piccolo taglietto al centro. Qui vedo dove si trova il centro, prendo il tessuto, però solo la parte la prima parte del tessuto, non tocco quell'altro, l'interno. Piano piano faccio un taglietto, ecco, vedete, solo vi faccio vedere più da vicino, solo la parte superiore. E ora inserisco in questo buco la nostra spilla, così, ecco, vedete, e faccio passare all'interno, in questo modo, all'interno il nastro, per tutta la circonferenza, ecco, in questo modo. Ecco, dove sono cuciture, tante volte possiamo trovarsi in difficoltà perché si accavalcano una cucitura sull'altra e non fa passare bene. Fate piano, senza rompere niente, aprite un po', cioè, insomma, cercate essere delicati comunque in questi lavoretti, perché poi passa tutto benissimo, basta trovare il passaggio giusto. Ecco, ora togliamo la nostra spilla e facciamo scivolare il nostro nastro, la parte quella più lunga. Ecco, ecco il nastrino, abbiamo passato, ecco il nostro sacchettino pronto. Vedete quanto carino? Così potete fare un splendido regalo. Ecco, ad esempio. Ciondolo all'interno. No, una spilla no, non si regala. Un paio di orecchini, un bracciale, guardate, facciamo un bel fiocco. Ecco, e invece per realizzare questo sacchettino, che è molto più facile perché qui è solo una cucitura, e poi anche girare e cucire è più facile.
invece di girare 4 centimetri e mezzo, giriamo soltanto un centimetro e mezzo all'interno e facciamo una cucitura in questo modo. In questo modo, poi facciamo lo stesso un buco e passiamo il nastro. Questo è molto più facile da fare, però secondo me ha diverso effetto. Ecco, guardate, vedete? Spero che questo tutorial vi sia stato utile. In questo modo potete realizzare da sole i vostri sacchettini per questo Natale. E a presto. Ciao ragazze. Ciao ciao ciao.